Il libro Amaldi riporta i coefficienti di dilatazione lineare, lambda, per vari materiali. Ritroviamo in particolare il ferro, che si comporta in modo simile all'acciaio, 1,2 per 10 alla meno 5 Kelvin alla meno 1, e anche l'alluminio, che è circa il doppio, 2,3 per 10 alla meno 5. Vediamo che sono tutti valori piuttosto piccoli, dell'ordine di 10 alla meno 5. A conferma che le dilatazioni termiche sono sempre molto molto piccole. Il libro fa questo esempio: un filo di ottone ci dà la lunghezza iniziale, che in teoria dovrebbe essere a 0 gradi centigradi, ma possiamo anche partire da una temperatura vicina, come abbiamo visto, e si allunga di 4,7 mm quando il riscaldamento è di 140 gradi centigradi, o potremmo anche dire 140 Kelvin, tanto gli intervalli di temperatura sono gli stessi sia in centigradi che in Kelvin. Con la formula della dilatazione termica lineare, formula inversa, si trova lambda e si ritrova lo stesso valore dell'ottone che abbiamo visto nell'esperimento precedente. Stesso valore o molto simile. Il libro spiega anche che lambda è numericamente uguale all'allungamento di una barretta lunga 1 metro riscaldata di 1 grado. Che significa? Significa che, a parte le unità di misura, se noi prendiamo un'asta lunga 1 metro, quindi L0 uguale 1 metro, e la riscaldiamo di 1 grado, delta T uguale 1 grado, allora numericamente, a parte le unità di misura, questo calcolo di lambda ci dà l'allungamento diviso 1. Quindi lambda rappresenta in pratica l'allungamento espresso in metri di una barretta che è lunga 1 metro. Allungamento che si produce quando riscaldiamo questa barretta di 1 grado centigrado o 1 Kelvin. Dunque, per esempio, l'alluminio, questo valore 23 per 10 alla meno 6 Kelvin alla meno 1, vuol dire che se noi abbiamo un tubo d'alluminio lungo 1 metro e lo scaldiamo di 1 grado, il tubo si allunga di 23 milionesimi di metro. Quindi questo valore lambda, 23 milionesimi, è l'allungamento di una sbarretta lunga 1 metro che viene scaldata di 1 grado. Questo grafico mostra l'allungamento, non la lunghezza, l'allungamento al crescere della temperatura. È il grafico relativo a questa formula qua, cioè l'allungamento cresce proporzionalmente al riscaldamento, cioè all'aumento di temperatura. Immaginiamo che questo grafico si riferisca per esempio al ferro. Lo stesso grafico per l'alluminio, che ha un coefficiente di dilatazione termica lineare maggiore, praticamente il doppio, è un'altra retta, sempre passante per l'origine, però è più inclinata, perché a parità di riscaldamento, per esempio 10 gradi centigradi, l'allungamento dell'acciaio, che è questo tratto verticale, è minore dell'allungamento dell'alluminio. Questo per due aste, una d'acciaio e una d'alluminio, che hanno la stessa lunghezza iniziale. Questi giunti nelle strade e nei ponti hanno questi spazi vuoti, queste aperture, proprio per permettere ai vari tratti delle strutture di cambiare la lunghezza a causa delle differenze di temperatura fra l'estate e l'inverno, o tra la notte e il giorno. Se non ci fossero questi spazi vuoti, gli aumenti di lunghezza o le diminuzioni di lunghezza causerebbero dei danni alle strutture.